Bene, siamo qui con il nostro amico Islam Shafikul della Kebab House di Via Leopardi, che è qui con il nostro caro giornalista Mohamed Malik per raccontarci la sua storia di nuovo cittadino senigallese. E andiamo a sentire cosa da dirci. Buongiorno, ciao a tutti, ciao Islam. Ci troviamo nel negozio di Islam, la Kebaberia, che è aperta da pochissimo, quanto è che è aperta? Due mesi e mezzo. Per quanti anni è che sei stato in Senigallia? Otto anni sempre senigallese. No, ma prima cosa, quanti anni c'hai te? Perché sei giovanissimo. 31 anni. Perché qua a Senigallia, del Bangladesh, ci sono delle comunità che però provengono dallo stesso paesino, dalla stessa città del Bangladesh. Sì. La maggior parte vengono tutti dalla stessa città. Tu invece... Io sono da città proprio capitale, Dhaka. Non conoscevo, qua ho conosciuto da loro, non c'è tanto legame. No, io preferisco stare come voglio io. Sei spostato da una grande città, Dhaka, quanti abitanti c'è? Tanti? Ma, qualche milione? Sì. È una città ieri ho visto un giornale, diceva che una città non può vivere più... Una piccola città di provincia come Senigallia. Sì, però è troppo... Tu è venuto da Dhaka a Malì. Perché il nostro Malì era destinato per forza a venire a Senigallia, perché Malì è una parola tipicamente senigallese. Malì, Malì. Sì. Ormai 8 anni che qua. Tu sei venuto via dal Bangladesh all'età di 20 anni, 21 circa. Ma perché là ci sono dei problemi economici, è difficile trovare lavoro? La vita è molto, cioè diciamo, pericolosa, non è tranquillo, vita, cioè lavoro sì, se poco, non puoi guadagnare poco soldi. Quello che ti ha spinto a venire via è di andare in un posto più tranquillo anche politicamente. Trovare lavoro, sistemare vita, sentivo che qui si trova lavoro, sta bene, cambiare... Adesso però adesso proprio... E quindi tu quando sei arrivato qui qual è la prima occupazione che hai trovato? Per lavoro? Sì. Lavoravo, primo lavoro ho fatto con un amico, facevo un muratore, aiutavo a lui e poi subito ho trovato lavoro a Porto con Matteo. Con Senigallica? Senigallica, lavoravo con loro tanto tempo. E da lì sei passato, come dicevi, al Cesano? Sì. Un altro lavoro? Sì. In un'altra ditta? Dici pure. Lavoravo in cosmetics, facevo cerere. Io in cosmetics, ho lavorato. Questo era un lavoro tutto l'anno? Sì, apposta. Loro quando ho aperto Senigalli, che ha aperto il ristorante, lavoravo rosticceria, Ah, anche rosticceria? Sì, sì. Sì, 2 anni ho lavorato rosticceria, poi ho trovato questo lavoro. In cosmetica. Poi hai deciso di fare il salto da operaio a imprenditore. Ecco, ho fatto corso per alimentare in somministrazione alimentare bevande, ho fatto HCCP, anche altri corso, ho fatto con camera di commercio Ancona, sempre sentire corso gratuito, sentivo cioè, come posso fare, come loro insegnano. Tu la cittadinanza di Senigallia, ormai indossando questa maglietta, ce l'hai, gente di Senigallia, acquisito. La cittadinanza italiana ti piacerebbe averla? È una cosa che ti interessa oppure non ti importa niente? No, ormai sono 8 anni. Ti senti anche un po' cittadino italiano? No, ancora no. No, vorresti diventare cittadino italiano? Quando è ora prendo cittadino italiano, se sono contento. C'è una cosa che desideri? Sì. Tu Islam hai trovato in questa giungla di norme, leggi, regole per aprire la tua attività un amico che ti ha accompagnato in questo percorso, che è anche un nostro amico, che è Maurizio Perini, consigliere comunale, che ti ha veramente dato una grossa mano, come mi dicevi prima, perché altrimenti sarebbe stato difficile per te di vincolarti in questa giungla, appunto. Vuoi raccontarci com'è andata? Allora, Maurizio conosco 3 anni, io lo vedo via Cellini, c'è bar loro proprio fianco, e è una brava persona, sempre... Quando ho deciso di aprire ho detto, sai, ho trovato un locale, così, cioè voglio aprire una kebab,
però come si possa fare non lo so niente, se mi dai una mano. Allora lui mi può, ci ha detto non ti preoccupare, dove hai bisogno vado con te, non c'è problema. E comune, ASL, perché io sono stranieri, non è che lo so tutto. Neanche gli italiani le sanno questo. No, io l'ho detto infatti. Allora andava con me lui, anche se lavorava, ha lasciato un attimo, è andato comune con me, diceva guarda così come cosa possiamo fare, parlare con il proprietario e non solo questo locale, anche altri locali, lui sempre telefona, disponibile sempre. Tanti proprietari non voleva dare affitto quando sentì. Qualcuno ha staccato anche il telefono, quando telefonavo voleva aprire un kebab. Tanti non voleva, non voleva proprio, ci ha preso anche in giro tre mesi, dopo tre mesi no, non ti do. Allora cioè, Maurizio tutto ho visto, cioè, anche per questo. I contatti con il proprietario la prima volta li ha presi Maurizio? Sì. Hai dovuto fare anche un investimento qui, non tanto sì. Grande, dicevi proprio. Ce l'hai fatta da solo, hai dovuto chiedere un finanziamento? Finanziamento non ho, banca non me l'ha dato perché non ce l'ho firma italiano. Sono andato a CNA e vabbè, non volevo. Andato in banca dove c'è conto corrente. Cioè, mi prendeva, diceva vieni, sì, non c'è problema. Poi alla fine, no, te c'hai firma italiano? No, non ce l'ho. Tu firma di un garante italiano? Volevo un garante italiano. Sì. Quindi hai dovuto fare con le tue forze? Sì. Un sacco di problemi per aprire, mi ha dato mano anche Tiribocco. Uh-huh. E ho preso tutto attrezzatura da lui. Un finanziamento ti sarebbe servito, però non sei riuscito no, a averlo. Ho provato tanto, non riuscito. Perché... poi c'è un amico mio che c'ha carrozzeria, un ragazzo mi ha dato una mano, quando apri qualcosa se ti serve mano te la do, e lui mi ha dato mano anche con... non tanto, però ci potevo... ti ha aiutato anche economicamente? Sì, economicamente. Allora, oltre a Maurizio Perini che ti ha dato una mano, ci sono associazioni di stranieri? No. Con niente? No. A Senigallia ci sono due consiglieri stranieri aggiunti, con loro in qualche modo? No, con loro mai ci ho parlato di questa cosa. Hai trovato il consigliere italiano che ha fatto le veci del consigliere aggiunto, vabbè. E poi un'altra cosa, come clientela? Ci sono stranieri, italiani, chi sì, è che viene? Sì, c'è stranieri, anche italiani. Conoscono il kebab, sanno già gli italiani che vengono qua, sanno? Sì, tanti lo sanno che è aperto il kebab, ho visto il giornale, qualcuno gira, c'è sentito voci che ha aperto una nuova attività, kebab. Spiega a uno che non ha mai mangiato il kebab così. Noi prendiamo carne proprio in Italia, che qualità, con vitello tacchino e un altro c'è cioè, pollo tacchino, noi cuociamo, vendo la panina e... un lavoro semplice, noi siamo interessati anche a conoscere oltre al senigallese anche altre lingue. Cosa devo scrivere? Gente di Senigallia. In Bangladesh si parla con l'alfabeto bangla. Chiaramente se bangla. C'è un alfabeto bangla. Bangla si parla in Bangladesh. Sì. E c'è anche un altro alfabeto? Sì, alfabeto diverso. Certo. Gente di Senigallia in lingua bangla si dice Manush. Manush Senigallia. Manush Senigallia, e quindi ogni settimana, ogni volta troviamo una nuova traduzione per gente di Senigallia. E ti volevo fare una domanda io, Islam. Tu hai intenzione di rimanere qui, di ritornare a casa, di farti una famiglia qui? Di farti una famiglia, qual è i tuoi progetti per il futuro, quali sono? E adesso rimanere in Italia, ormai ho aperto un'attività, vediamo come vanno e per fare futuro se vanno bene, forse altro qualcosa voglio fare. Certo, però non sai cosa ti riserva il futuro. Sei la ragazza? Sì. Ecco. È italiana? No, del Bangladesh sì, anche sì. Lei? E qua c'hai... No. Ah, ma la tua fidanzata sta in Bangladesh, oh, non è qui. Speri di farla venire qua, quindi. Per adesso no. No. Non vediamo. Per adesso lascia sta male giù. Per adesso no, perché... è un modo di pensare molto senigallese anche questo. Sì, esatto. Si è ambientato bene il ragazzo.